Io alleno la squadra che mi viene data, quindi non, come è successo il primo anno, come è successo il secondo anno, e io devo cercare di essere bravo a trarre il massimo da quello che ho. Poi sono convinto che, come è successo il primo anno e come è successo il secondo anno, anche quest'anno la squadra sarà fatta in maniera competitiva. Il mercato, alla fine del mercato, e qui chiudo l'argomento mercato, mancano ancora tanti giorni, abbiamo giocatori in uscita e delle caselle in entrata da riempire, vedremo quello che sarà. Metterò ad allenare, come ho fatto dal primo giorno di ritiro, i giocatori che avrò a disposizione, cercando di ottenere il meglio da loro. Questo è quello che deve fare un allenatore, quello che posso fare io in questo momento. Ogni anno è diverso da un altro. Questo è un'altra stagione, un altro campionato, dove ci saranno squadre che partono con grandi aspettative, e noi faremo il massimo di quello che è nella nostra possibilità. Quindi il presidente ha parlato di un obiettivo, che l'obiettivo è playoff. Io faccio fatica a stabilire un obiettivo. Poi mi rendo conto che si pensa sempre di provare a fare meglio, ma fare meglio dell'anno scorso significa arrivare ai primi o secondi. Sibilia è un giocatore, è un jolly offensivo che può fare tante cose, ed è uno di quei giocatori che ha le caratteristiche per inserirsi nel nostro modulo di gioco, per cui siamo molto contenti che sia qua con noi.